Dio! Sono le mod o le texture pack che cambiano la grafica del gioco? Scrivimelo qua sotto nei commenti, voglio vedere se lo sai. Come, che cosa è successo nel mio mondo? Perché, Freezer, perché è disegnato tutto? Elox! Sì, è successo un casino, guarda qua che roba! Oh mio Dio, Elox! Che cosa è successo? Guarda la lana, guarda il fuoco! È tutto così sbagliato, Freezer! Non ha tutto senso! Guarda il creeper, sembra che è un pisello! Oh, aspetta, fammi vedere una cosa. Oddio, il barrello si è trasformato in una cavolo di lavatrice. Ah, oddio, che brutto. Mamma mia, perché albergo le moto? Chi è che è stato ad aver disegnato dappertutto in questo modo, Elox? Vieni, te lo faccio vedere. Vieni, oh mio Dio, dobbiamo andare da una parte. Le nuvole. Il sole, cioè, attento a guardare il sole. Ma guarda il sole. Hai occhiali da sole. Chi è che ha fatto una cosa storti. Del genere? Oh mio Dio, sembra che abbia problemi. Oh no, Alex, dobbiamo trovare un modo. Tragicomica la situazione, muoviamoci. Lascia like in 2-3 secondi per farmi teletrasportare verso casa di Violet. 3, 2, 1. No. Entra. Che è quel coso? È lui il problema. Ah, ma che cacchio. Oh, che male, ma che cacchio. Sono, oddio. Ma che cacchio è successo? Ma, Violet! Freezer, ciao. Che cosa, Violet, mi devi delle spiegazioni, sai? Violet, il tuo fratello, cosa? Sì, io mio fratellino, Freezer, te lo presento. Vai, Cicino, presentati. Ma... è molto amichevole. Ma Violet, non mi hai visto. Ma mi prendi in giro? Ma perché? Perché? Che cosa ha fatto al mondo? Perché è tutto così disegnato? Ah sì, praticamente c'era questo pennello e ha cominciato a dipingere e ha disegnato tutto il mondo. Cosa? È un problema. Ah, oddio, come? Quel pennello? Esci il pennello, quel questo? Pennello. Oddio, sì, sì. Oh, mannaggia a te, bambino. Adesso tu prendi una gomma e ti metti a cancellare tutto perché non puoi. Non essere cattivo con mio fratellino, è piccolo. Ma chi ti senti? Idiota. È un casino. Come fa a saltare così? Ma sta volando. Sta volando. Vabbè, senti, basta, io mi metto in creative. Gli hanno dato come la... sta volando? Gli hai dato la creative. Tu gliel'hai data. Vabbè, chi è che gliel'ha data? Effettivamente sì, sono sta io. Oh mio Dio, no. Non è un problema, Spirito, tranquillo. Giusto. Possiamo tranquillamente fare un mezzo comando e risistemare tutto. Allora, Lux, mi fa mettere in creative. Perché neanche. Oh, game mod. Non va. Non sono pioppato nel mio server. Neanche io. Cosa? E questo potrebbe essere un problema. Sei stato tu, bambino? Non ci voglio credere. Ragazzi, ridacci l'OP oppure ti rubiamo le caramelle. Esatto, hai capito? Guarda, mio fratellino è intelligente, gaga. Non casca queste cose. Gaga. Ma che cosa? Gugugaga. Gugugaga. Oddio. Ma è impazzito. È impazzito, vai, ho letto. Mostro. Guarda che buffo questo pollo. Violet, sembra che abbia problemi mentali quel pollo, mannaggia a te. È morto, l'ha ucciso, Violet, l'ha ucciso. Oddio, le nuvolette. Le nuvolette, pure, come ha fatto a disegnare tutto questo? Come fa a disegnare le nuvolette? È molto bravo, è molto talentuoso, signore del Lido. Volete vedere la mia parte preferita di questo mondo disegnato? Quale? Oh no. Io ho paura di vedere il Nether, Spree. È vero, il Nether sarà bruttissimo. Guarda la porta. Oh mannaggia. Ammirate. Ma è un semplice cupcake, non è disegnato. È un cupcake che gira in 2D. Ma idiota, mannaggia a te. Veramente mi sono rotto le scatole. Sai cosa? Adesso vado nella console del server e lo scrivo da lì, l'OP. Tanto ce l'ho io il server, idiota. Vai da tutto lì, più l'OP. Scusa, ora io lo tolgo. Aspetta un attimo. Elox, aspetta, adesso lo faccio. Ok, molto bene. The op. Ecco, e adesso sono io a comandare te, brutto rimbambito. Scusa, Violet. Non volevo. Ok, vabbè, comunque. L'hai fatto sparire del nulla, adesso. E adesso se lo merita, mannaggia lui. Guarda le fornaci. Sembrano tutte quante che hanno problemi psicologici. Cosa? Devi trattare bene quelle più piccole di te. È piccolo, non le sa le cose. Vuole solo giocare.
Ma hai letto, ma hai visto cosa ha fatto al mio mondo? Mannaggia, abbiamo costruito questa vanilla dopo un sacco di mesi e adesso lui l'ha distrutta così. Guarda i libri. Non è mica l'ha distrutta, perché non ti godi un pochettino? Questa è una cosa diversa dal solito, cosa c'è di strano? Guarda quel cane, guarda quel cane, guarda quel cane. Lo vedi quel cane? Vedi quel cane, porca miseria. Non l'avevo visto. Quel cane, se gli chiedi quanto fa uno più uno, ti risponde B. Mannaggia. Oh, Gesù. Vabbè, ti sbrigli, torniamo a casa tua, ma... Ok, va bene. Torniamo a casa mia. Anzi, dobbiamo trovare quel cavolo di tutto. Sì, dobbiamo trovare quel bambino del sto cacchio. Aspetta, facciamo una cosa. Andiamo a casa. Guarda il sole, mannaggia. Veramente sembra che abbia più voglia di vivere lui che io. Andiamo a casa mia, ok? Andiamo a casa mia e andiamo. Molto cool. Sì, va bene. Cullo più che cool. Elox, facciamo una cosa. Andiamo a casa mia, ok? Prendiamo tutto quell'armamentario così uccidiamo quel bambino. Sì. No, aspetta. No! Oh, però le esplosioni erano carino, belle. Sì, vero. Però comunque veramente mi ha distrutto la casa. Gesù, come si è permesso? Dove è andato? Mi sta bruciando casa? No. Devo prendermi le cose prima che me le frega lui. Oh Gesù, Madonna, bambino di sto cacchio. Bambino. Forse avrei dovuto mettere il mio fratellino dove è la mia spada? Mannaggia, non capisco nulla. Come è fatta una spada in questo pacchetto? I diamanti sono belli però. Dove cacchio? Guarda che carina il fuoco. Non vedo la spada. Dov'è la mia armatura di diamante? La mia armatura, bambino. No! Mannaggia, devo... No. Mi sono fregato i diamanti. Tranquillo. Mi serve solamente il legno. Dov'è il legno? Legno. Ok, legno. La crafting table. Mi serve una crafting table. Perché non ce l'ho qua? Oh, Gesù, che cosa ha fatto? Non è qui. Dov'è, Elox? L'hai trovata? No, è casa tua. Perché mi... L'ho trovata. Non so dove è le crafting. Ok. Aspetta. Oh, mannaggia. No. Oddio, no, sto continuando a fare danni. Devo costruire un'altra crafting table. Ah no, è qua, perfetto. Ok. Spada. Eccola qua. Mannaggia, Gigino. Ecco, muori. No, Gigino. No. Mannaggia, scusa, Elox, scusa. No. Ah. Stupido marmocchio. Ma quanti anni ha Violet e sto qua? Tipo 8. Già è un'età brutta questa qua per iniziare già in questo modo. Violet, questo qua sicuramente dovrà... Si impegnerà a prendersi un ergastolo da grande. Ma è perché non stai giocando con lui? Adesso lo uccido. E vediamo se ci arriva poi a 10 anni. No! Annaggia a te! Ma non ancora che mi sta griffando il mondo! Mi sta griffando il... Guarda la mucca! La mucca! Porca miseria, veramente. Che cosa t'hanno fatto? Sembra che gli hanno messo un dito su per il culo. Andiamo! Sbrighiamoci, uccidiamolo! Mannaggia! Oh, ma poi non muore! È tutto full armor! Mannaggia! Ok, basta, vado a vedere a casa di Meg se c'è una spada. No, mi sto stancando a seguire questo bambino. Ah, chi lo dici? No, ok, vediamo un attimo. Trova qualcosa. Magari c'è una spada enchantata. No, non niente, Meg. Mezza peggio, però una mela d'oro potrebbe funzionare. Guarda la mela d'oro, sembra che è un culo. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Allora, un culo d'oro. Sbrighiamoci. Dove è andato tuo fratello? Non lo so. Come non lo sai? Non lo so, era qui. L'abbiamo perso? Stava correndo. Guarda sto maiale. Perché sembrano tutti quanti che gli abbiano... molto simpatico. Ma sembrano tutti quanti che gli abbiano fatto un glistere. Elox, dove sei? Vieni qua. Sono qui. Allora. Sai cosa sono queste? Che cacchio so? Cosa sono? Bolle verdi? Ender per... Cosa? Sembrano delle caccole. Oh Gesù! Pezzo di cacca! Ma veramente! Non c'è manda... Schifoso. Guarda l'acqua! Ma ci voglio... tutte le ondine! Ecco, muori, mannaggia a te. No, vabbè, tanto io sono in acqua, idiota. Non mi fai nulla. Ma c'è l'acqua, ma riusciamo a morire. Scusa, Elox, ti ho ucciso io. Cacchio. No. Potere della mela d'oro. Mannaggia, non muore. Ma com'è che non muore? Violet.
PvP. A me sembra più che è più bravo a fare PvP. Dov'è? Dove è andato? Oddio, mi è scomparso dalla vista. Ok, basta. Adesso lo blocchiamo, Elox. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Ora devo fare solamente... Ecco, ok, ci sono. Lo sto per uccidere. Me lo sento. Ah, perfetto. Ora sì che ci siamo. Oh, ma Violet, ma ero un bambino idiota, mannaggia. Mi stava rovinando. Ma Violet, guarda il mondo come l'ha ridotto. Ma guarda l'acqua, sembra che sta ballando. Guarda quello squid, che è tutto... Guarda che strano, mannaggia. Sembra che abbia combattuto contro, non lo so, un... Violet, guarda, ti sei vista l'armatura? Sembra che hai un pisello nella fronte. Non è vero, non lo è. Mannaggia, tu sì. Ok, vabbè, il sole è l'unica cosa che si salva. Ok, senti qua, allora, facciamo una cosa, ok? Adesso, dovunque sarà tuo fratello, ok? Lo prendiamo e lo blocchiamo, ok? In un punto, e non può, così che non ci rompe più le scatole. Elox, prendi un po' di ossidiana, Dove giocare in un mondo single player, vai, hai detto, non lo porti nel nostro server a rompere le scatole. Ma che mai il mio fan? Il mio fan non mi... Ah, se è un mio fan e mi inizia a rompere le scatole così, non è il mio fan. Eccoci. Allora, vieni qua, Elox. Dai, andiamo qua a fianco. Dove sei? Non ti vedo. Allora, vieni qua a casa. C'è un buco d'ossidiana qua a fianco. Qua. Mannaggia, Elox, vieni a casa mia. Ok, bene. Allora, così qua un buco d'ossidiana facciamo adesso. Dai, piccolino, non ti facciamo nulla. Dai, vieni qua, dai. Sì, esatto. Guarda cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato un buco gigante qua attorno. Sì! Ah, l'abbiamo bloccato, Elox. E non può mettersi creative. Allora la smetti, imbranato? Ecco, non si fa. Ecco, vai nell'angolo della vergogna. Guardati. Violet, mannaggia. Guarda, ora ti fa un pollo, vedi? Il pollo... Ti fa adesso la... Ti fa accompagnare il po... Aspetta, cosa ha detto Violet? Oh mio Dio, che cosa è successo, Elox? Oh, oddio! Oh, no! Ma che armatura è? No! No! Mannaggia! Ma che armatura sta utilizzando? Ah! Aia! Mannaggia il bambino di sto cacchio! Ok, basta, metto in creativo. Ok, sono in creativo. Perfetto. Ok, the op. No, anzi, combattiamo. Vuoi combattere? Facciamo una cosa. Vediamo chi è più bravo tra noi due a costruire. Che ne dici, brutto imbranato, Proviamo a vedere chi è più bravo tra di noi a costruire. Ah, sì, adesso costruiremo qua e vediamo chi di noi è più bravo. Così almeno vi faccio vedere io. Guarda la bedrock quanto fa schifo. Ok. Chi vince? Esatto, se vinco io, tu te ne vai dal mio server per sempre. Bene, iniziamo. Ok, poi sembra indemoniato con quell'armatura che c'ha, mannaggia. Ok, comunque. Allora, andiamoci così. Ok, me lo allargo un po' qua. E adesso mi metto a costruire proprio... Ah, so io cosa costruire. Una bella... E che cacchio posso fare da adulto, Elox? Una macchina! Certo, una macchina! Cosa sta costruendo quel tizio? Oh, mannaggia. Ok, comunque. Ok. Io faccio una bella macchina che lui non può guidare perché può guidare solamente una persona più grande di lui. Sì, e se lo merita. Esatto, così. Lo so, Elox, purtroppo è Gigino che ha messo sta texture stramba. Ok. È proprio brutta sta macchina. Però va bene, tranquillo. Noi combatte tanto un bambino di 8 anni. Cacchio vuoi che costruisca, dai? No? No? C-
Cioè, io ho 21 anni, ho più esperienza, se permetti, nel costruire. Non l'incontrario per chi magari è bravo già 8 anni, però, voglio dire, un po' di esperienza ce l'ho. Cioè, veramente, se adesso un bambino di 8 anni mi riesce a combattere, mi riesce a vincere contro un ragazzo di 21 che gioca a Minecraft da quando praticamente ne ha 6, cioè, veramente, qua devo cambiare mestiere. No. Appendo il mosso al chiodo. No, non voglio assolutamente farlo. Non lo farò né ora né mai. Ok, bene. Quindi facciamo così. Ed è... Stai zitto, Elox, ok? Ora lo faccio. Ah, uffa, Dor. Ok, mettiamo una bella porta. Però io non so che porta mettere. Guarda, vabbè, facciamo la rosa. Ci sta. Ha un suo perché. Cacchio, Violet, tu per forza devi entrare. Non si entra nelle una... Violet! Ok, perfetto, ottimo. E qua gli facciamo adesso un bel item frame. Così. No, così. No, ho sbagliato. Ah, che cacchio fai? Elox! Che hai fatto, Elox? Quale comando strambo hai utilizzato? Mannaggia a te. Oh mio Dio, veramente sei un insopportabile. E io dovrei costruire con te, Elox. Ma in alla vita. Ok, vedi, ho fatto questo. Adesso faccio un bel bagagliaio dietro. Scusa, Elox, ma sono stramega incavolato con sto bambino. Non ce la faccio più. Ok. Ecco. No, che se... Ma sono delle lavatrici, poi. Vabbè, lasciamolo così, dai, va bene. Ah, po', mannaggia, è proprio brutta sta macchina, è proprio brutta. Aspetta, se scrivo Will. Oh, aspetta un attimo. Oh! Aspetta. Ma sai che forse ha un suo perché? A me piace. Ecco. Ok, senti bambino, non me ne importa nulla se hai finito o meno. Io lo tolgo il muro. No, secondo me no. Vediamo. Ah, ma che cosa hai fatto? Una casetta di terra, bambino sfigatino. Hai perso. A posto, l'ho bannato. Violet, mi dispiace. Oddio, ma che figata, guarda, gli ha cambiato colore o sbaglio? Violet, da quanto è che sputi fuoco? Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like, seguitemi in questi altri video. E se voi state pure il fratello di Violet, scrivetevi qua sotto i commenti. Ci si becca.